di provare a contestualizzare il tema di cui tra poco iniziamo a parlare, senza con questo voler mettere di paletti a quello che mi chiedo a iniziare a dirci. E di pochi giorni fa un'intervista di un ministro della giustizia, Paolo Sellini, affermava: questa è una seconda tangente, l'invito di dirlo. La quantità di vicende è evidente in questo paragone, con qualche differenza però rispetto alla 92. Una serie di casi estremamente gravi, anche perché questi fenomeni si innestano in un quadro di grande debolezza politica e di grande divisione del paese. Bisognerebbe innanzitutto chiederci se siamo di fronte ad una seconda Tangentopoli o se sia la prima a non essere mai finita. Probabilmente una delle differenze a quelle che ho al ministro riguarda il fatto che rispetto a 20 anni fa, quando le mazzette giungevano poi nelle casse dei partiti, oggi si può dire che i corrotti si siano messi in proprio, non che allora non tenessero una parte per loro, non destinando più quei soldi fuori all'attività politica, ma spendendoli per sé. La carriera politica diventa quindi il modo per poter innalzare significativamente il proprio genere di vita. Politici, grandi e piccoli, intascano soldi o preferenze per poi ricambiare personalmente il favore, facendo in modo che i propri benefattori ricevano appalti oppure godano di provvedimenti amministrativi particolarmente favorevoli. Basti pensare ai recenti casi di Bersito, Busio, Fiorito, per ricordare quanto accaduto in questi giorni nella nostra regione, già interessata da numerosi casi di corruzione e rapporti con la criminalità, di cui l'ultimo coinvolto l'assessore regionale Zambetti, divenuto tale solamente grazie alle 4.000 preferenze garantite dalla Draghi. Ma siccome sembra sempre che le cose accadano insieme agli altri, oppure lontano da noi, occorre dire che pratiche di questo tipo avvengono anche nei piccoli e nei comuni. Pensiamo a Dietro, in cui l'amministrazione comunale sarà sciolta per infiltrazioni mafiose, o a Ro, di cui parlava un po' Stella Andrangheta in alcune intercettazioni, dicendo che se fossero riusciti a far ridere la maggioranza sostenendolo in blocco con le loro preferenze, avrebbero poi potuto condizionarlo in modo da mettere le mani sulla fetta più grande degli appalti dell'Expo. Ma anche fino a Barnasco da qualche tempo al centro, il quale ripara un tentativo di premere sulla punta per indirizzare le decisioni. Addirittura i nostri carabinieri stanno lavorando su una serie di informazioni inerenti agli ultimi attentati ai danni degli amministratori locali, in uno scenario dei controlli ancora molto sfocati. Nel minimo c'è senz'altro l'amministrazione comunale. La giunta, guidata dal sindaco Giuseppe Napoli, è stata oggetto di intimidazioni antivandalici e governa con una maggioranza dedicatissima a un solo voto, dopo una serie di defezioni seguite al voto del 2009. Il sospetto è che dietro intimidazioni e abbandoni si nascondano forme di criminalità organizzata che sfuggono potrebbero incrociare interessi diversi, così scrive la provincia. Come disse Nando Dalla Chiesa, figlio del famoso generale Dalla Chiesa, in un incontro svoltosi lo scorso anno a Saronno, è proprio sui piccoli comuni, nelle piccole realtà locali che si concentrano gli interessi della criminalità organizzata. È lì che essa può indirizzare la politica dell'amministrazione, sfruttando il peso dei voti di un consiglio comunale dove basta un'alzata di mano in più o in meno per essere decisivi. Per ascoltare una voce competente su questi temi abbiamo pensato di invitare Peter Gomez, dal 96 inviato dell'Espresso, dove si occupa di tutti i più importanti casi di corruzione politica e giudiziaria e di criminalità organizzata. È collaboratore di Micromega, oltre che cofondatore del Fatto Quotidiano del 2009, di cui dirige la testata online. Negli ultimi 15 anni ha seguito tutti i principali scandali italiani su mafia, tangente e corruzione, e sui saggi compaiono spesso nelle classifiche dei libri venduti. Prima di lasciare la parola a Peter Gomez, vogliamo ricordarvi che serate come questa sono così qui soltanto al vostro sostegno, che si manifesta tramite il tesseramento, comunque anche solo col vostro affetto, anche perché i costi che andiamo a incontrare, come l'affitto delle sale o la cucina, sono interamente sostenuti da progetti contrari. Lascio la parola a Peter. Grazie, mi scuso, intanto ho dovuto aereo anche perché ero a Roma.
di specie. Una volta quel Camillo Davigo, che era uno dei magistrati del CUD di Mani Pulite, raccontò che i magistrati hanno la stessa funzione, i magistrati di inchieste, quando lavorano non sempre così, hanno la stessa funzione delle belve feroci, prendono le zebre più vecchie e malate, mentre quelle più veloci scappano. Oppure meglio ancora, hanno la stessa funzione degli antibiotici. Gli antibiotici servono per eliminare molte malattie, ma poi creano una lunga decenza di batteri resistenti. Ed è un pochino quello che è accaduto, secondo me, in questo paese a partire dal 1993-94 in poi. È vero quello che dicevi tu all'inizio, noi tutti ci ricordiamo che la classe politica precedente rubava per il partito. È vero, ma io sono in parte. E non è nemmeno vero che i cattivi, come ce li raffiguravamo in fondo, come ce li raffiguriamo anche adesso, siano solo i politici. Nelle vicende di corruzione avvenuti contro la pubblica amministrazione, i protagonisti sono sempre due. Da una parte, generalmente, ci sono gli imprenditori, quelli che aspirano a avere degli appalti o degli lavori, e dall'altra parte ci sono politici o rappresentanti all'interno della pubblica amministrazione che sono in grado di favorire un'azienda rispetto all'altra. Di questo ci siamo resi conto anche nel 1992, che era un anno, per chi è più vecchio, credo che in sala c'è qualcuno che ha la mia età, per chi c'era era un anno piuttosto particolare. Si viveva anche in quel periodo una forte crisi economica come adesso, e si arrivava da una serie di anni in cui il paese si era incominciato a porre il problema della partitocrazia. Ci si era cioè resi conto sul finire degli anni Ottanta che i partiti, che si è detto per inciso sono l'unico strumento fino adesso inventato nelle democrazie per cercare di funzionare in attesa degli esperimenti di democrazia liquida o di democrazia partecipativa, i partiti sono l'unico strumento che viene adesso implementato in tutto il mondo attraverso cui i cittadini possono far sentire le loro istanze all'interno delle assemblee elettive, e man mano che le realtà che vengono amministrate sono più grandi, sempre questo è sempre più vero. Il problema, sia chiaro, non sono i partiti, ma sono questi partiti. Allora ci eravamo posti, già in Italia la cittadinanza si era posto il problema della partitocrazia, cioè i partiti che invadevano con i loro uomini e i loro rappresentanti qualsiasi gambo, non solo della vita politica e amministrativa del paese, ma del resto della vita, pensate all'occupazione delle banche, l'occupazione di altre istituzioni economiche e finanziarie da parte dei partiti. Allora eravamo sul fine degli anni 80, primi anni 90, i cittadini, una parte dei cittadini aveva trovato una prima risposta a questa istanza di cambiamento nel movimento allora referendario di Mario Cosegni. Si pensava che uno dei problemi di questo paese, che lo è, ed era effettivamente così, fosse legato al voto di preferenza. Lo stesso voto di preferenza che, come sapete, in questo periodo il Parlamento cerca di instaurare di nuovo, perché ai cittadini, giustamente, è arrivata la richiesta di poter eleggere direttamente i propri rappresentanti e non dover andare a votare dei voti di lista, delle liste già precompilate dai partiti. Allora, il movimento di Mario Toselli presentò delle istanze referendarie che tendevano a creare anche in questo paese un sistema maggioritario, che poi avremmo avuto solo parzialmente fino a qualche anno fa, in modo che si potessero eleggere i propri rappresentanti almeno a livello nazionale all'interno dei collegi. Parallelo a questo movimento, se volevo partire, lo sappiamo benissimo, nasce a metà degli anni 80, poco prima, la Lega Nord, che aveva sì allora in particolare, che c'era ancora molto più di adesso, delle posizioni di xenofobe e razziste, ma si collocava anche e soprattutto come un movimento antipartitocratico. Nel 1992 questa congiuntura fa sì che in questo paese nasca una grande voglia di cambiamento. Il fatto poi che finiscano i soldi è qualcosa
di importante e significativo rispetto a quello che avverrà negli anni successivi. A Milano, alla Procura di Milano, durante tutti gli anni Ottanta si erano svolte tutta una serie di inchieste che avevano dimostrato che la corruzione era abbastanza diffusa, questa era la sensazione che si avevano in quegli anni, e la sensazione che avevamo noi che lavoravamo nei giornali, a Milano in particolare, era che nella città di Milano, in Lombardia, lo strapotere fosse fortissimo dal Partito Socialista di Bettino Craxi, dove c'era un sistema che si capiva veramente essere corrotto. Pensate che Beppe Grillo fu escluso dal TV di Stato perché durante un programma televisivo fece una battuta che non piacque molto ai potenti di allora, che diceva più o meno così: Martelli e Craxi sono andati in Cina, Martelli, che era delfino di Craxi, è arrivato in Cina. Craxi dice a Martelli che è arrivato in Cina, qui tutti sono socialisti, e la risposta è: ma allora chi rubano? Per questa battuta Beppe Grillo venne escluso dal TV di Stato. C'era insomma questo clima, Milano si erano svolte tutta una serie di inchieste che però avevano avuto una caratteristica: non si erano mai riusciti ad alzare il livello. Per esempio, tra gli altri, a un certo punto era stato arrestato un signore che si chiamava Natali, che veniva considerato il padre politico e spirituale dell'allora potentissimo Bettino Craxi. Natali era finito prima in carcere, i magistrati avevano scoperto che mentre era in carcere Craxi, utilizzando il suo potere dato a tutti i parlamentari di poter visitare la carcere, aveva chiesto di visitarlo, e questo era stato un segnale molto forte. Natali poi era stato eletto in Parlamento, era stata presentata nei suoi confronti un'autorizzazione a procedere. Allora il sistema non era analogo a quello di adesso. Adesso si passa per il voto del Parlamento solo per chiedere l'arresto, una misura cautelare nei confronti del parlamentare. Allora invece i magistrati erano obbligati a chiedere entro 30 giorni dal momento dell'iscrizione del nome di un parlamentare sul registro dei indagati l'autorizzazione a procedere. Tradizionalmente il Parlamento italiano, in tutti gli anni della Repubblica, le aveva respinte tutte, ne aveva approvato un paio che riguardavano dei reati gravissimi, uno strage, dei reati che non riguardavano la pubblica amministrazione. Quando viene presentata la richiesta di autorizzazione a procedere per Natali, siamo ancora negli anni Ottanta, questa viene respinta come tutte, ma su due pagine, credo che fosse il Senato, si legge che dopo il voto contrario autorizzazione a procedere, levano applausi in tutto l'emiciclo del Parlamento, da destra a sinistra. Il perché lo capiremo poco dopo. Il 17 febbraio del 1992 viene arrestato Mario Chiesa. Mario Chiesa chi era? Mario Chiesa era il presidente della Vagina, che si può presenziare in Milano, ed è un socialista da parte molto dinamico, che tutti o chi era più dentro alla politica milanese dava come probabile il futuro sindaco di Milano. Perché? Perché era molto vicino alla famiglia Craxi, talmente vicino che a Natale nelle redazioni ci si era visti a recapitare un biglietto di auguri in cui Bogo, Bettino e Mario Chiesa facevano gli auguri sotto l'albero. Questa vicinanza alla famiglia Craxi era molto importante, perché in quel momento sindaco era Paolo Militeri, che era il cognato di Bettino Craxi. Mario Chiesa viene arrestato per una minuscola tangente di 7,5 milioni, data da un piccolo imprenditore delle pulizie. Sta in carcere molti giorni, e anche perché da una parte Bettino Craxi gli dà del margolo sostenendo che lui fosse la mela marcia, e lui dirà ai magistrati: ah, io sono la mela marcia, adesso vi racconto il resto del cesto. E dall'altra parte, perché grazie alle intercettazioni telefoniche, allora Antonio Di Pietro, che era il magistrato che inizialmente
c'era da solo questa inchiesta, era riuscito a scoprire che Mario Chiesa era titolare di una serie di conti in Svizzera che avevano nomi di acque minerali, Felissima, Perrarelle, eccetera, eccetera. E a un certo punto dirà questa celebre battuta l'avvocato Mario Chiesa, che si chiamava Nerio Giordà, avvocato, dica al consiglio cliente che l'acqua minerale è finita. Un messaggio a Mario Chiesa che si trovava in casa. Mario Chiesa incomincia a raccontare. Ma la cosa straordinaria è non tanto che Mario Chiesa racconti una serie di appalti, ma che in seguito alle sue prime confessioni vengono arrestati 8 imprenditori, i quali nel giro di 24-48 ore, invece di fare come avevano fatto generalmente tutti gli imprenditori prima di loro, come fanno generalmente tutti i colletti bianchi che adesso finiscono in carcere, invece di farsi la custodia cautelare da 100, e era, decidono tutti di parlare. Parte una cascata. Parte una cascata non solo di arresti, perché gli arresti nelle chiese pulite sono stati relativamente pochi, ma una cascata di confessioni. Specialmente gli imprenditori si presentano, c'è la china di fronte alla porta dei magistrati, per raccontare gli episodi precedenti. Da questo punto di vista l'opinione pubblica si crea questa idea che in fondo gli imprenditori fossero vessati dalla politica. La cosa non era esattamente così. C'era una consuetudine che potremmo definire di nazione ambientale, per cui i rapporti con la pubblica amministrazione era normale che venissero dati dei soldi ai politici o ai funzionari pubblici. C'è stato un celebre interrogatorio di un ragazzo che aveva 27-28 anni che aveva ereditato l'azienda del padre, a quale i magistrati chiedono: scusa, ma tu la tangente te l'hanno chiesta? No. Allora perché gliel'hai data? E lui dice: boh, avevo visto che mio papà faceva così, non c'è nemmeno bisogno di chiederlo. Questo era degli effetti altamente distorsivi. A Milano lo capiamo, c'era una differenza tra i partiti. Dire che tutti quei partiti erano tutti uguali sarebbe sbagliato. A Milano però era accaduta una situazione particolare. A Milano c'era all'interno del Partito Comunista una corrente particolarmente forte che si chiamava la corrente dei miglioristi. La corrente dei miglioristi era la corrente che a livello nazionale faceva far capo a Roberto Napolitano, l'attuale Presidente della Repubblica, e che a livello locale aveva degli altri suoi, in Sicilia aveva Mataluso, a Milano aveva Cerventi. Questa corrente era la corrente che era diventata nel corso degli anni fino a un certo periodo, nella spartizione delle opere pubbliche, il Partito Comunista, siamo intorno all'86, fino all'86-87, si accontentava che venisse garantita una quota parte dei lavori per le cooperative rosse, le quali in un modo o nell'altro, io vado molto a Spagna, poi ovviamente le situazioni, le singole situazioni dei singoli appalti, delle singole vicende sono diverse. E non giravano soldi a partire nei confronti del Partito Comunista. A partire dal 1986-87, a Milano, forse come in tutta Italia, il Partito Comunista viene ammesso, viene cooptato in questo nel gran pacchetto delle tangenti. E da quello che accade in un posto particolare che è la metropolitana milanese, possiamo vedere quali sono tutte le distorsioni del sistema. La metropolitana milanese, per un'idea di quel Natale, padre politico e spirituale di Pino Frassi, si era stabilito che esistesse un collettore unico delle tangenti per tutti i partiti che si presentava agli imprenditori e che poi divideva per quote parte prestabiliti i soldi ricevuti dagli imprenditori. Penso che costa al Partito Socialista, poi c'è questa Democrazia Cristiana, uno al Partito Comunista e poi ai tre partiti del Pento Partito, che erano socialdemocratici liberali e repubblicani, con dei pezzettini più piccoli. Risultato, tutto questo è un risultato che era doppio. Un risultato da una parte discorsivo rispetto alla democrazia, quindi chi stava a Milano come me pensava di votare
cristiano piuttosto che il Partito Socialista, avete la sensazione che questi partiti in Consiglio Comunale poi in competenza, ci fosse una competizione, scusate, tra maggioranza e opposizione. In realtà questi partiti, non tutti i singoli esponenti, ma i partiti in quanto tale, di notte si spartivano delle faccende in comune su prese di società che venivano, perché erano controllate dalla comune, la municipalità era controllata dalla comune. L'altro effetto era l'effetto sugli appalti. Nel momento in cui le imprese pagavano per ottenere gli appalti, si otteneva prima di tutto un effetto distorsivo sulla concorrenza. Il principio di concorrenza degli appalti rispetto alle imprese della pubblica amministrazione è un principio che dovrebbe essere salutare, perché dovrebbe consentire a noi contribuenti di avere la garanzia di avere il miglior servizio al miglior prezzo possibile. Accadeva invece che, dato che questi ricaricavano dal 5%, davano il 5% dell'importo dell'appalto al sistema dei partiti, da quel momento in poi avevano mani libere, venivano meno tutti i controlli o quasi della pubblica amministrazione, i controlli di gestione sui costi, risultato plastico, costruire un chilometro di metropolitana a Milano prima di mani pulite costava il doppio, sarebbe risultato costare il doppio di quanto non sarebbe costato solamente 2 anni e mezzo dopo. Le imprese ricaricavano al massimo, non solo. Le imprese non si trovavano più a livello più alto, per esempio nella questione degli appalti dell'ANAS. Un giorno si presenta, viene arrestato un signore che si chiamava Alberto Zavoranni, il quale racconta come in Italia ci fossero allora circa 1 migliaio di imprese specializzate in lavori stradali che facevano cartello tra di loro e che si organizzavano, visto che gli appalti erano tantissimi a livello nazionale, per vincere gli appalti a rotazione. Risultato pratico. Io avevo un amico che era figlio di un signore che aveva il brevetto di un asfalto particolarmente dono e grazie a questo brevetto, alla produzione di questo asfalto, vinceva spessissimo gara in Germania. Perché il suo asfalto era sì un pochino più caro degli altri, ma era particolarmente resistente al freddo e al gelo. In Italia non vinceva mai una gara. Perché? Perché asfaltando le strade con quel tipo di asfalto non sarebbe stato necessario poi asfaltarle di nuovo dopo 3 anni, ma probabilmente sarebbe stato sufficiente riasfaltarle dopo 10 anni. Riasfaltarle dopo 3 anni o mettere a posto le buche era importante perché si sarebbero potute dare delle nuove gare d'appalto, la pubblica amministrazione avrebbe potuto tirarci fuori dei soldi e le imprese avrebbero potuto lavorare ulteriormente. Detto questo, tu dicevi la differenza tra ieri e oggi. Prendiamo il caso Mario Chiesa. Mario Chiesa non è che non avesse parlato per sé. Mario Chiesa a un certo punto era un ricchissimo signore, allora si diceva che bastasse fare l'assessore per sistemarsi per 9 generazioni. Era un ricchissimo signore che aveva una villa, una madre, un amante, che grazie a questo sistema sistematico di tangenti che aveva raccolto aveva avuto tutto quello che poteva che poteva desiderare di beni materiali rispetto alla vita, ma aveva anche bisogno di soldi per fare politica, per due motivi: da una parte per fare politica all'interno di un partito e quindi aspirare a diventare sindaco di Milano, di nuovo doveva dimostrare di avere dietro di sé un forte seguito. Allora all'interno dei partiti per vincere i congressi bisogna avere tante tessere, e tessere venivano comprate o perché facevi tesserare delle persone che conoscevi per le quote di iscrizione le pagati, o addirittura non c'erano casi di partiti in cui venivano tesserati, ci sono ancora casi in cui i partiti venivano tesserati morti o persone inesistenti, in ogni caso le quote erano versate. Per avere altro seguito poi era necessario organizzare tutta una serie di iniziative, pensate alle cene elettorali, gli incontri pubblici. Io avevo un amico che giocava con me a pallacanestro, che poi verrà coinvolto per la sua piccola parte in Mani Pulite, che a quell'epoca aveva un'azienda, aveva un'agenzia che organizzava servizi d'ordine di concerti e quant'altro, e in occasione delle elezioni lui convocava gli amici, le persone che conosceva
dava loro in mano 50.000 lire e li mandava alle serate come questa in cui parlava un politico, in modo che il politico avesse piena la sala e avesse anche la sala, magari non raccoglieva, e quindi c'erano ragazzi universitari che si trovavano in mano 50.000 lire date da questo tizio che riempiva le sale. Parte del denaro che poi la chiesa raccoglieva veniva poi versato nelle casse del partito. I partiti poi erano divisi in varie correnti. Maria Chiesa, per esempio, aveva finanziato la campagna elettorale di Bono Craxi, che era il figlio di Bettino Craxi, che allora era consigliere comunale. Ma aveva finanziato anche Tognoli, che era l'ex sindaco di Milano, che i milanesi ricordavano sostanzialmente bene, e che ricordano sostanzialmente bene anche adesso, nonostante che sia stato anche lui coinvolto nelle inchieste riguardanti le pulite, riguardanti la pubblica amministrazione, perché a differenza del suo successore, il sindaco che ho nominato, Paolo Pignitteri, era un sindaco che si prendeva i soldi ma faceva le cose. A un certo punto, allora come adesso, era accaduto non solo che non ci fossero più denaro che ci fosse la crisi, ma la classe politica aveva cominciato a diventare talmente inetta e inefficiente che si limitava a rubare e non faceva più le cose. Vedevo il piccolo teatro che vedete a Milano, il teatro Strehler, all'epoca era un caso che teneva banco, perché erano in 12 anni non erano riusciti a concludere la costruzione di quel teatro in cui i costi erano lievitati all'infinito. E ogni volta che i costi li evitavano c'erano altri soldi che andavano alla politica e altre imprese che erano contentissime perché continuavano a ricevere i soldi per costruire. Il sistema alla lunga era diventato sommamente inefficiente. Questo spinge a una prima riflessione, secondo me, che era valida allora e che valida anche adesso. Il primo sistema di controllo all'interno delle democrazie efficienti, le democrazie che funzionano, non era presentato in fondo neanche aspetta né alla magistratura né alla stampa, che sono che peraltro sono svolgono le funzioni di controllo. Le democrazie che funzionano, il primo controllo spetta alle opposizioni. Se ci pensate è un po' quello che molto spesso è accaduto in questi anni. Insomma, è difficile fare opposizione, diciamo, al gruppo di italiani in regione, se sono vere, ma in parte sono vere, se discuterà sul tipo di reati di cui ha accusato Renati, se è concussione o corruzione. Se Renati è stato protagonista delle faccende di cui ha accusato, per lui era difficile fare opposizione con i conti, anche perché, come sapete, la persona che una delle imprese che pagava Renati, vedremo poi se concussa o corrotta, perché lì ci sono più dubbi, era l'impresa che faceva capo al capogruppo del PDL nel comune di Sesto San Giovanni. Quando tu hai questo tipo di problemi è difficile che tu possa controllare esattamente cosa fa il governatore, anche perché all'interno del PDL lo sapevano tutti se questa storia era, perché il capogruppo certamente, se non lo possiamo dire, ma la logica ce lo dice, certamente avrà informato qualcuno di sopra di lui. Allora a Milano accadevano più o meno le stesse cose. Allora, torniamo a Mario Chiesa. Mario Chiesa ha bisogno di questi soldi, quindi per emergere all'interno del partito. Dava soldi anche ai vertici e alla lunga si era formato un sistema di selezione delle classi dirigenti per cui faceva più carriera chi rubava di più, perché era in grado di portare più soldi a livello più in alto e quindi mettersi da una parte in luce e dall'altra può avere tante tessere e all'interno dei congressi di partito pensare sempre di più. Se ci pensate, quando vi dicono che non rubavano per il partito e adesso rubano per loro perché ho visto che non è nemmeno così vero, è più grave che rubasse per il partito, perché rubare per il partito vuol dire distorcere la democrazia. Se io sono un partito onesto e non ho nessuno che ruba, avrò meno soldi da investire nella campagna elettorale del partito ladro che invece ha le casse piene e potrà fare delle campagne elettorali straordinarie. E quindi l'effetto distorsivo sulla democrazia, anche se in apparenza uno può pensare almeno mantenevano le mani pulite, perché la differenza c'era prima parte della del Partito Comunista Milano.
Generalmente quando venivano sotto inchiesta, venivano arrestati esponenti allora del PCI e poi del PDS, la caratteristica che, sul quale facevano conto gli investigatori è che quando andavano a casa di questa gente trovano case e abitazioni di gente normale, gente che probabilmente i soldi li dava davvero tutti o quasi al partito, e che andavi a casa dei democristiani, dei socialisti, o di trovare gente con dei tenori di vita che erano assolutamente altissimi. La cosa però era un pochino più complicata. Avevamo imprenditori che si lanciavano, ma c'era un altro sistema di potere che coinvolgeva un pochino tutti. Pensate, allora a Milano una delle massime ambizioni era quella di avere la casa del vocabolo. Gli affitti come adesso erano molto cari, avere una casa del vocabolo, c'era cioè ancora la legge sulla romana, ti soltava la vita, potevi avere una casa anche molto bella e costava molto poco. Un sistema di controllo che veniva esercitato sulla casa, sulla stampa, era il sistema di controllo, un sistema di corruzione che era ancora nei controlli della stampa, attraverso l'assegnazione delle case del vocabolo. Io poco prima dell'inchiesta di Mani Pulite, che ho seguito più o meno dall'inizio, mi occupavo al giornale di Montanelli di scuola. A un certo punto, intorno all'88-89, conosco un assessore provinciale che si chiamava Angelo Rossi, che si occupava di scuola. Io avevo 25-26 anni, mi sembrava uno straordinario, in gamba, perché poi i socialisti erano straordinari. Era un paese che usciva da tanti anni di Democrazia Cristiana, socialisti con Bettino Craxi come primo ministro aveva coinciso con il boom economico, sembrava la moderna, eravamo di fronte alla modernizzazione del paese. Per dire, all'epoca il fatto che in televisione si dessero delle tette dopo anni e anni di trasmissioni in cui dovevano avere le donne lunghe o le calze nere, e sembrava una rivoluzione da questo punto di vista anche culturale, sembrava che tutto stesse cambiando. Craxi diceva la nave va, l'Italia si sentiva lontano, era credo l'ottava potenza industriale del mondo, e per un certo periodo si diceva che fosse diventata la quinta e che avesse superato la Camera degli Deputati. Era un periodo di grande boom. Io conosco questo assessore che si chiamava Angelo Rossi, era stato un frate, si era innamorato poi di Natizia, aveva gettato la tonaca a Colmi Bersaglio per Picche, era diventato precettore di Bobo e Stefania Craxi, due dei figli di Bettino, ed era diventato assessore provinciale. A un certo punto, contratto, si trova di Napoli, aveva un sacco di iniziative, lui mi dice, Vito, lui aveva 40 anni, io avevo 5-26, mi dice, Vito, ma tu quanto guadagni? E io gli dico, lo stipendio di allora era 1.080.000 lire al mese. Lui mi guarda e mi dice, Vito, è uno scandalo, un ragazzo così in gamba come te, che guadagni così poco. Senti, facciamo una cosa, io posso provare le libere fino a 9 milioni senza passare per la giunta. Tu adesso ti fai un bel progettino per organizzare un convegno su scuole e mass media. Mi scrivi qualche pagina, una decina di pagine, me lo porti, ricordi, io ti do 9 milioni. Poi continuiamo a parlare, io devo dire immediatamente, non mi era sembrata chiarissima, ma non avevo ancora capito come, cioè 9 milioni, bella roba, facciamo conto, no? E poi mi fa, ma tu dove abiti? Io abitavo a Niguarda, quasi presso, proprio estrema periferia, per arrivare in autobus, no? E allora mi fa, ma è uno scandalo, una vergogna che tu abiti, guarda, lasciati i tuoi dati e io ti trovo una casa del bocato delle assicurazioni. Perché poi il sistema era molto crociato. Io mi lascio la testa, arriviamo la sera stessa, o due sere dopo, lui mi chiama in redazione, lui mi dice, senti Peter, non puoi controllare se vai pubblicato una determinata notizia? Il controllo non c'era, mi dico, no, ma pubblichiamo, e già incominciava a suonarmi più strana la cosa. Giorno dopo, pochissimi giorni dopo, lui mi chiama e mi dice, senti, potresti chiamare questo mio collega assessore che si occupava di economato e chiedergli come ha speso i soldi per il riscaldamento di un determinato istituto scolastico. Io lo chiamo,
non così mi stavo comprando. E dall'altra parte, che mi utilizzava? Lui aveva uno scafo con l'altro assessore di giunta, sapevo che l'altro assessore aveva guardato, e aveva bisogno di dargli un messaggio mafioso, cosa c'era di meglio di una telefonata di un giornalista che dimostrava di sapere qualcosa su quella storia. Allora io mi chiamo Angelo Rossi, dico: Caravaggio, guarda, ci ho pensato bene, ti ringrazio, lo facciamo nel convegno nella casa. Angelo Rossi sarà poi arrestato per tangenti, l'altro assessore sarà arrestato per tangenti sulle coperture di gasolio all'interno delle comandate. La cosa paradossale è che quando esplode Mani Pulite, ho una serie di cronisti, anche di giornali importanti, che si occuperanno, non si occuperanno l'inchiesta, perché diciamo si occuperanno, generalmente non quelli che si occupavano di politica, si occuperanno della parte vicenda, della parte politica della vicenda, saranno persone che erano state beneficiate da questo sistema. Era celebre due colleghi che facevano, marito e moglie, che facevano abitualmente la posta al sindaco Pillitteri in sala domenica ai giardini pubblici, perché il sindaco Pillitteri era solito andare in bicicletta ai giardini pubblici, loro avevano bisogno di una casa per cocarne e quindi lo aspettavano. Fu celebre un'altra cosa, tra chi assegnava le case c'erano di solito gli enti come la Bagina, come l'IPAP era un ente che faceva capo un signore che si chiamava Matteo Carriera. Matteo Carriera, anche lui socialista, era stato un portantino alla Bagina, era un livello più inferiore rispetto al paramedico, era legato al partito. A un certo punto viene nominato senza nessuna competenza in questo ruolo. Lui girava con due pistole, all'epoca era un po' legato alla mano, forse legato alla vita. E la cosa che racconterà, appena mi hanno nominato, tutti mi hanno detto: complimenti, complimenti, adesso sì che diventerai ricco. E lui dice, chissà se è vero, io non avevo capito perché, questo sarà uno dei peggiori ladri di tutto, devo dire, la cosa che era la caratteristica che lui assegnava le case. Tant'è vero che giornalista che voi conoscete, sicuramente avete visto in televisione, per Luigi Nunzi, che era un giovanissimo cronista allora, a un certo punto lui recupera l'elenco degli inquilini, credo dell'IPAC o della Bagina, incomincia un freelance, incomincia a telefonare alle redazioni dei giornali dicendo: oh, ho tutto l'elenco degli inquilini, cioè tutta la gente che aveva avuto, alcuni no, ma paga in casa e invocandone con facilitazioni. E tutte le redazioni dicevano no, finché non trova un capocronista che gli dice: Gigi, guarda, non la possiamo pubblicare, ma perché? Non hai visto che quell'elenco ci sono anch'io? Questo era il clima attraverso il quale il sistema Mani Pulite era un sistema piuttosto complicato da questo punto di vista, ed è un sistema in realtà che coinvolgeva larghi strati della cittadinanza. Finché l'inchiesta ha colpito i potenti, tanto è vero, ma c'è stato un grosso sostegno popolare. Poi a un certo punto l'inchiesta prende una piega imprevista, va a colpire la Guardia di Finanza. Vengono arrestati decine e decine di finanzieri che addirittura avevano fatto l'inchiesta a Mani Pulite, avevano partecipato alle indagini su Mani Pulite, perché Prassi, abbastanza consolidata a Milano, ma probabilmente anche da altre parti d'Italia, era che si pagasse la Guardia di Finanza nel corso delle verifiche fiscali. Il problema è che si pagava la Guardia di Finanza come si pagava la Polizia Monaria quando andava a controllare le bilance, erano posto meno, non solo nei livelli sociali più alti, ma c'erano vari strati di popolazione. Io ricordo un collega che una mattina è arrivato tutto trappellato al Palazzo di Giustizia, che aveva chiesto una bellissima persona, e gli diceva: Paolo, cosa succede? No, devo andare di dietro, che cosa c'è? Hanno arrestato suo suocero. Avevano arrestato suo suocero, che era un commercialista e che era uno che pagava la Guardia di Finanza, che fino a 6 mesi prima era lì a dire: bravi, bravi, tutti in galera, eccetera. Il sistema era un sistema, probabilmente lo è tuttora, un sistema che vedeva
diffusi in varie strati della popolazione. Certamente fino a un certo punto, finché si colpivano gli altri cattivi e tutto il maestro sostegno era di tutti, dopodiché le cose sono cambiate. Sui giornali poi era accaduta una cosa abbastanza particolare. Visto questa questione di cui parlavamo prima, dei soldi che erano finiti, a un certo punto il Corriere della Sera, con un celebre fondo di Giulio Anselmi, dopo poche inchieste, mesi di inchiesta, da una sorta di via libera. Era presa in posizione del giornale Borghesia Milanese, di proprietà della Fiat, eccetera. Buttiamo male la vecchia classe politica. E i giornali per qualche mese, anzi per un paio d'anni, sono dei giornali assolutamente liberi, in cui si scrive di tutto e si scrive addirittura di più. Poi si creano una serie di altri problemi. I proprietari dei giornali erano, visto che siamo in Italia, generalmente non degli editori pubblici, erano tutti dei signori che avevano degli altri interessi. E quindi diventavano protagonisti, erano stati coinvolti e richiesta di curire. In Italia gli editori di giornali, quasi tutti, non del mio giornale, ma fatto quotidiano, generalmente hanno la caratteristica di non avere molto interesse di vendere tante copie, di fare un bellissimo giornale, quindi di fare tanti soldi con le copie quando si poteva ancora con la pubblicità perché vendi tante copie. Generalmente hanno anche degli altri interessi che non definirei collaterali, sono interessi principali. Caltagirone, l'editore del Messaggero, è un grande costruttore. Per capire come funziona, l'editore tipo a cui potete pensare sono i fratelli Angelucci. I fratelli Angelucci sono proprietari di Kink. Loro, fino a qualche paio d'anni fa, erano proprietari di due giornali, Libero e Riformista, un giornale di destra e un giornale di sinistra. Gli Angelucci avevano hanno bisogno per lavorare con le cliniche di accreditarsi con le regioni. Ci sono regioni di destra e regioni di sinistra, quindi era bene per loro avere un doppio giornale. Come funzionassero le cose, per adesso io l'ho capito durante le mie pulite, sempre con l'esperienza di provincia al giornale. Noi eravamo abbastanza immuni dalle pressioni di Berlusconi, che era il nostro editore, quando passavano per Milano, passavano per Montanelli, che le spingeva, ma quando le volevano fare arrivare realmente passavano attraverso la redazione di Roma. La redazione di Roma, che aveva un caporedattore, a un certo punto aveva cominciato a telefonare chiedendo che noi intervistassimo in cronica un determinato assessore regionale ambiente, e ce lo chiedeva ogni mese e mezzo, due. La cosa strana era che l'assessore ambiente non ha avuto da dire. E mi ricordo che con il mio caporedattore ci chiederanno: vogliono che se questa intervista è morto. Questo muore a suo piede. Ha ripreso? Pronto? Ecco. Ci chiediamo perché, perché questa intervista? Lo capiamo quando a un certo punto, dopo pochi mesi di inchiesta, finisce su inchiesta, credo che viene anche arrestato Paolo Berlusconi, che era il nostro editore finito, per la discarica di Cerro. Paolo Berlusconi era accusato di aver versato a livello regionale 150 milioni di lire alla Democrazia Cristiana per un finanziamento illecito legato alle autorizzazioni da parte della regione allo scavo della discarica di Cerro, dove erano i rifiuti tutti milanesi. Bene, l'assessore che noi intervistavamo, ci chiedevano di intervistare spesso, non era coinvolto direttamente, però era uno degli assessori, essendo assessorato all'ambiente, che aveva voce il capitolo importante su quale discarica. Quindi nel pacchetto dell'accordo entrava anche la buona stampa. E questo era uno dei problemi. A un certo punto gli editori si rendono conto che poi i processi finiscono e che corrono anche il rischio di essere condannati. E nei giornali avviene la grande pregnata. Tenete conto che sono proprio coinvolti tutti, da Benedetti a
De Benedetti alla Fiat, la Caltagirone, potete pensare a Bonifaci. Bonifaci era l'editore, è stato l'editore del Tempo, a un certo punto, era mitico Bonifaci perché il Tempo è un giornale di destra, ma che aveva una caratteristica, il giornale era di destra in tutta la parte nazionale, e la Cronaca di Roma era di sinistra perché Roma, le frutte erano di sinistra e doveva costruire a Roma. Quando viene a mancare poi l'informazione, l'informazione viene distorta, ecco che si creano i problemi. Poi l'informazione in questo paese vuol dire essenzialmente, o voleva dire anche sul verso, l'informazione televisiva. Quando Silvio Berlusconi scende in campo il 26 gennaio del 1994, dopo aver pensato alla discesa in campo per dei mesi ed essere stato spinto alla discesa in campo dalle luci, tremiti, ma anche dalle burocrazie, testimone che racconta di un celebre incontro tra Berlusconi e i Craxi che risale al 4 aprile del 1993, in cui Berlusconi, che era totalmente titubante, non voleva andare in campo perché diceva mi distruggeranno, mi diranno di tutto, diranno che sono mafioso, diranno qualsiasi cosa, Craxi lo spinge e dice tu hai la bomba atomica in televisione. Bene, Berlusconi decide a quell'epoca, Berlusconi era un frutto del politico. Berlusconi era un uomo legatissimo agli esponenti della Prima Repubblica, i tangentisti della Prima Repubblica, che era riuscito a navigare e però a fare anche qualcosa che era obiettivamente straordinario per quegli anni, il polo televisivo privato che aveva spinto la RAI a migliorare. Ci fu un periodo in cui Italia 1 e diretta da Carlo Francero e Rai 3 erano le due televisioni più innovative d'Europa, e c'era anche stato un periodo in cui per qualche anno, un paio d'anni, in cui Rai e Pinterest si chiamava Pinterest, si erano fatti davvero concorrenza, e facendo davvero concorrenza erano migliorate le televisioni e avevano ancora portato delle grosse difficoltà economiche per fare concorrenza alla Rai, che è molto più grossa di te e ha molto più soldi di te, quasi che tutto sia molto dispendioso. Berlusconi aveva addirittura dovuto comprare i diritti del Giro d'Italia, aveva avuto, ed era messo molto molto male. Inoltre, fin dall'inizio dell'inchiesta di Pulite, una serie di suoni erano stati proposti alle inchieste. Nei primi mesi viene coinvolto un signore che poi troveremo ministro, un signore che si chiamava Branchero. Branchero lavorava come un dirigente del gruppo, che in realtà lavorava con un rapporto strano, con un rapporto di consulenza. Lui viene arrestato e finisce in carcere per dei soldi dati al ministro della sanità dell'epoca, che si chiamava De Lorenzo, e al suo segretario, che si chiamava Marone. Soldi che venivano dati al ministro per convincere gli appalti per la pubblicità contro l'AIS, che doveva andare in televisione. Perché era accusato di aver prestato 300 milioni, in carcere ammetterà di aver prestato questi soldi, dirà solo che erano soldi suoi che non riguardavano il gruppo Fininvest, eccetera, verrà scarcerato, poi condannato in primo grado, se non sbaglio, poi prescritto dalle accuse di finanziamento illecito e credo falso bilancio, e sarà il primo caso di ministro, che ho confesso, di tangentista, che ho confesso peraltro, che diventa poi ministro. Voi sapete perché era la caratteristica che poi verrà un po' condannato, perché invece di dare i soldi li prendeva, li ha presi per Fiorani, e verrà diventato ministro da Berlusconi. Sarà uno degli errori politici di Berlusconi di questi anni, perché nel momento in cui gli ha trovato il lodo al fango, allargato anche il ministro, seconda versione, perché viene nominato per bloccare il processo. La cosa ha fatto grande scandalo un paio di anni fa, che perché poi è costretto a lasciare il posto di ministro, e dice condannato per via definitiva un paio d'anni per la protezione di debita oppure così. Dicevo, questa è una prima bisaglia. Altra Italia era, tutti se ne dimenticano, che addirittura si presenta Gianni Letta, che allora era il vicepresidente del
La Fininvest era responsabile a Roma dei rapporti istituzionali, faceva lobbista, cioè era quello che uno dei motivi per cui Gianni Letta è così comunemente stimato da tutti è il fatto che il suo mestiere per tanti anni rispetto al sistema dei partiti era quello di trovare le mediazioni tra il gruppo Fininvest e il sistema dei partiti, almeno in un caso, perché non ha colto lui stesso. Questa mediazione viene trovata a soli quattrini. Letta confesserà di aver versato una bustarella, mi pare di una settantina di milioni, all'allora segretario del Partito Socialdemocratico, che credo si chiamasse Caviglia. Una tragedia che lui confesserà, un finanziamento illecito, però versato prima del 1989, e tutti i reati di quel tipo commessi prima del 1989 erano coperti da amnistia, perché nel 1989, in occasione dell'introduzione del nuovo codice, si era decisa una grande amnistia che ti impedirà quindi di indagare, per esempio, sui vecchi segretari della Democrazia Cristiana, venita, come sapete, non è stato controllo le mani pulite. Quant'anche avesse saputo qualcosa, lui era stato segretario della DC in epoca precedente rispetto all'89, e quindi c'erano state una serie di inchieste che erano partite e non avevano nemmeno proseguite da questo punto di vista. E così, per esempio, prendeva la famosa polemica sul fatto che i magistrati non avessero indagato e perseguito i finanziamenti che il Partito Comunista prendeva dall'Unione Sovietica, a parte che sarebbe stato difficile dal punto di vista giuridico perseguirli perché sono una serie di norme strane, erano comunque tutti i finanziamenti che risalivano a prima della caduta del muro di Berlino, e quindi tutti coperti dalla amnistia, peraltro coperta da, approvata da tutti. Quando Paolo Berlusconi, dicevo, era stato uno dei primi coinvolti nelle elezioni pulite, quando si esplode l'inchiesta della Guardia di Finanza, siamo nel 1993, il gruppo Fininvest aveva pagato la Guardia di Finanza. Nel 1993, figuratevi, prima che Berlusconi fosse ancora parlamentare, la Guardia di Finanza era addirittura, altri investigatori della Guardia di Finanza erano addirittura arrivati all'Arcore. Erano arrivati prima a Piano 2, dove stavano indagando su una questione legata a una presunta frode fiscale, dove l'allora responsabile dei servizi fiscali della Fininvest, che si chiamava Salvatore Sciascia, che poi sarà condannato per corruzione e che poi ci ritroveremo nominato in Parlamento 4 anni fa, cercavo dei documenti, questi mi rispondono, questo ufficio, no, guardate, i documenti sono tutti nell'ufficio per queste carte, come teniamo noi, che viene il dottore ad Arcore, la Guardia di Finanza arriva ad Arcore viene mostrato loro un piccolo ufficio dove c'è un tavolo, un fax, e questi chiedono dove sono le carte, e la risposta è no, noi non teniamo un archivio e tutti i documenti li distruggiamo. Risultato, questa pattuglia di finanzieri, ufficiali e quant'altro vengono tutti cacciati da Milano e finiscono a Trieste, sparsi in giro per il mondo. Diciamo, quando parte la guerra dell'inchiesta sulla Guardia di Finanza, la cosa comincia a diventare abbastanza pericolosa, nel senso che sostanzialmente tutti i gruppi italiani vengono coinvolti nell'inchiesta della Guardia di Finanza, perché tutti hanno pagato la Guardia di Finanza, almeno tutti quelli che avevano. Questo è un altro degli elementi che spinge, insieme alla difficoltà economica di Berlusconi, che era esposto con le banche per circa 5.000 miliardi di lire, al secondo gruppo più esposto in Italia dopo il gruppo Ferruzzi. Il gruppo Ferruzzi era un gruppo che faceva cambiare, aveva toccato a Gattini, e che poi era saltato in aria quando si era scoperto definitivamente che era stato protagonista del pagamento della più grande mazzetta scoperta nella storia di la Maxi Tangentemi, una tangente pagata agli esponenti sostanzialmente di tutti i partiti. Gattini si compra tutto il Parlamento, da destra a sinistra, o meglio, non ci sono tracce di una mazzetta, ma solo indizi del Movimento Sociale, e alla fine dei processi non ci saranno condanne per i soldi versati al Partito Comunista,
vista, o meglio, alla una famosa borsa che, secondo le testimonianze della Guardia del Corpo di Gardini, Gardini si era sparato, e secondo la testimonianza di Carlo Sava, manager del gruppo di Gardini, sarebbe stata portata da Gardini fino a Monterosubio Oscure, ma la Guardia del Corpo racconta che di aver accompagnato Gardini fino a Monterosubio con questa borsa con dentro 1 miliardo di lire, di averlo visto entrare in una porta oltre la quale c'erano gli uffici di 2 persone che erano coperte dalle mani. Visto che la responsabilità penale è personale, da questo punto di vista il tribunale decise che era inutile sentire Oquendo e Randaleno per sentirsi dire che Randaleno, perché altro non avrebbero risposto, che non c'erano gli indizi per capire dove fossero finiti quei soldi. In primo grado ci fu una condanna anche per il manager, per il capo di fondazione, che riguardava il pagamento della finanziamento illecito al PC. Nel grado successivo di giudizio invece in secondo grado invece da quel capo di imputazione arrivò l'assunzione, come quello che era caduta. Per tornare a Berlusconi, questa è la situazione del 2020. Da una parte lo spettro di fallire, dall'altra lo spettro di finire incalinato. E la terza componente, perché non sarebbe, anzi le altre componenti, c'è la componente dell'utile che probabilmente aveva dietro delle componenti legate alla criminalità organizzata, e poi c'è anche una componente reale. Partiti diciamo di centro e di centro-destra, come questo, non esistevano più. Una grande fetta della popolazione italiana che non era di sinistra non si sentiva rappresentata assolutamente da niente. C'era un grande vuoto politico che andava in qualche modo. Berlusconi aveva la caratteristica di essere visto, per chi non conosceva, me l'ha detto queste vicende, come un uomo di grande successo, un uomo che aveva reso ricchi i suoi collaboratori, il presidente del Milan, un vincente, e si presenta, dicevo, quel 26 gennaio del 1996 anche un uomo. Il suo primo discorso è un po' il discorso vecchio contro il vecchio sistema di partiti, colpevole di episodi anche criminali, che aveva sostanzialmente fallito, e si presenta quindi agli italiani come uomo della svolta, uomo della polizia, seppure conservatore, uomo della famosa rivoluzione liberale che in questo paese in realtà non aveva mai visto. Il punto è che da una parte, immediatamente dopo, man mano che le inchieste proseguono, c'è una svolta di linea, dicevo. Pensate, in televisione nasce una trasmissione che si chiamava Scambi Quotidiani, che rappresenta cui Sgarbi attacca spessissimo la magistratura, e tra le sue sigle ne ricordo una in cui i magistrati venivano, una serie di magistrati venivano asmurati con dei maiali in toga con in mano un coltello l'orco di sangue. Dall'altra, anche negli altri giornali si assiste a un po' da faccia rispetto a quanto veniva prima il problema anche di ritorno ai processi. Dall'altra, la popolazione italiana, grandi fretta della popolazione italiana, e cominciano a capire che questa polizia corre il rischio di toccare anche loro o di toccare persone che conoscono o sistemi su cui hanno marciato. Il caso di fatto oggettivo è che non si poteva pensare di cambiare un sistema del genere esclusivamente con inchieste. È stato anche anzi calcolato che tra le migliaia di episodi di corruzione scoperti durante l'indagine di Manguini a Milano, che poi ha avuto tanti emuli in tutto il resto d'Italia, con alterni successi, sono state procure che CIPI hanno decisamente esagerato, ci sono state anche inchieste infondate, però noi parliamo di inchiesta politica come l'inchiesta di Milano. Questi
Finanziarie probabilmente ha portato alla scoperta del 5% degli episodi che venivano veramente commessi. E qui casca l'asino e nasce il problema che ci porta, a mio parere, agli anni di adesso. La corruzione e i reati contro la pubblica amministrazione sono dei reati che, ci insegna l'esperienza, sono feriali. Se io faccio l'assessore curante e comincio a prendere le tangenti quando ho 25 anni e poi divento consigliere provinciale e poi divento consigliere regionale e poi divento deputato e poi divento ministro, è altamente probabile che io le tangenti le continuerò a prendere fino ai 65. Se non altro, da una parte perché scadono tutta una serie di premi di glutoni, dall'altra perché il conto di canale rispetto alle imprese si sparge la voce che sono imprenditore, un politico che ci sta, e non mi posso più permettere, non riesco più a dire te sì e tu no, perché troverai sempre qualcuno che magari fa una bella lettera alla nonna ai carabinieri per denunciare il tuo permesso. Ora, se l'inchiesta di Mani Pulite ha portato alla scoperta solo di una parte piccolissima di questi protagonisti, ha creato da una parte quei cerchi resistenti di cui dicevamo prima all'inizio, gli antibiotici, da cui la sofisticazione del sistema delle tangenti di oggi, che scopriamo per esempio nel caso che è dimostrato di Formigoni, in cui sostanzialmente ci sono degli intermediari che prendono i soldi per te e che probabilmente non ti liberano mai. Ci sono degli esponenti di Comunione e Liberazione, o c'è il movimento che riceve dei favori dall'impresa che viene poi favorita in sede di appalto in regione. Non c'è più nessun passaggio diretto, voglio dire, tra politico e imprenditore. Dall'altra si crea un sistema basato sui ricatti. Chi, la gente che quando è evidente rispetto a quello che accadeva, rispetto alle persone che venivano coinvolte nell'inchiesta, un imprenditore veniva arrestato, un politico veniva arrestato, veniva sotto inchiesta, o arrestato per uno o due episodi tangenti, generalmente ne raccontava 4 o 5 e quindi usciva dall'Italia, magari patteggiava e usciva direttamente. Il problema è che se la corruzione è un reato del seriale, lui era a conoscenza di decine e decine di episodi e dei quali non parlava di fronte ai magistrati e raccoglieva quindi il resto di sé una capacità di ricatto fortissima rispetto alle altre persone coinvolte in quegli episodi di cui non aveva parlato, ma di cui avrebbe sempre potuto parlare. Si spiegano secondo me così una serie di interventi legislativi negli anni successivi, tesi sostanzialmente a impedire la celebrazione dei processi e tesi a far sì che i processi o si chiudessero con prescrizioni o si chiudessero con nulla di fatto. La bruttissima legge anticorruzione che viene approvata in questi giorni, anzi è stata approvata ieri, e dopo diremo perché è brutta, è in realtà il primo intervento che si fa contro la corruzione, è un intervento minimo, quasi meglio che niente, ma che va a recepire una convenzione che questo paese ha firmato più di 10 anni fa, che dovrebbe andare a colmare alcuni vuoti, per esempio il vuoto Formigoni. Il caso Formigoni oggi, se verrà processato, stando agli atti che abbiamo visto oggi, ha delle buone chance con un buon avvocato di essere assolto. Perché, nonostante tu ritenga che le vacanze, la casa, eccetera, siano un'utilità, è difficile provare che il suo ruolo all'interno dell'approvazione delle delibere, che sono atti collegiali, che hanno poi favorito la Rogeri. Quindi, ok, ha preso l'autorità dell'utilità per fare cose in campo. Se fosse invece già in vigore il reato traffico di influenze, non come l'hanno provato adesso, perché cos'è? Non l'hanno provato adesso, forse ce la fa.
come prevedeva la convenzione che abbiamo firmato, lui sarebbe, cioè, se le cose che abbiamo detto sui giornali sono vere, incastrato. Caso di influenza, io sono amico di Formigoni, io prendo i soldi per farti vincere l'appalto, io anche se non sono niente, commetto un reato e commetto il reato chi mi dà i soldi, perché io sono in grado di influire sulla scelta di Formigoni. Dicevo, la legge che abbiamo approvato, che viene approvata adesso, è una legge che qualcosa fa, ma molto poco. Da una parte tutto interviene sul problema essenziale della giustizia penale in questo paese, e ha tanti, ma uno di questi problemi è la prescrizione. Perché? Il nostro sistema penale, questo vale sia per i reati contro la pubblica amministrazione, ma per tutti i reati, è un sistema che fortunatamente per noi tutti cittadini prevede che i processi siano molto garantisti. Questo dovrebbe far sì che la possibilità di errore giudiziario, pure c'è sempre, venga ridotta al minimo. Il processo però, essendo molto garantista, è un processo che dura molto. Ha tutta una serie di meccanismi che fanno sì che celebrare un processo complesso prenda molto tempo. Per poter funzionare questo sistema, oltretutto in Italia, al contrario che in altri sistemi, si scrive tutto, perché quando tu ricorri contro una sentenza, le sentenze devono essere tutte motivate, ed è bellissimo scrivere una sentenza, non è così tutto. Va benissimo che sia così, perché io vorrei bene che il processo sia garantito. Il problema è che questo sistema, per poter funzionare, deve essere un sistema basato quindi su pochi processi. Più processi hai da celebrare, più il sistema finirà per incorporarsi. E anche se aumentiamo a dismisura il numero dei magistrati, non riusciremo mai a far sì che tutti i processi vengano celebrati celermente. L'idea che era alla base del nuovo codice era, da noi proveniente degli Stati Uniti, in realtà i processi ne celebreremo pochissimi. Perché? Perché introdurremo dei sistemi, che non abbiamo introdotto, ma che non uno solo, non ve lo ritorneremo, del patteggiamento, che fa sì che l'imputato che ritiene di essere raggiunto da prove forti trova poco conveniente accettare un processo, perché al termine del processo verrà condannato a pena piuttosto alta, e trova più conveniente patteggiare con l'accusa una pena più bassa. Perché in questo modo molti processi, questo era il ragionamento che stava alla base, non verranno accelerati e potremo dedicarci solo ai processi più complessi, non perfettamente chiari, in cui è necessario procedere con chi di lungo e perdere il dato tempo. In realtà, cos'è accaduto? Sono accadute due cose. Da una parte, in Italia la prescrizione continua a decorrere anche quando si celebra il processo. Cioè, tu puoi essere prescritto anche in secondo grado di giudizio. Puoi essere prescritto anche se sei stato condannato a pieno appello, prima che la Corte di Cassazione si esprima non sul merito ma sulle questioni di diritto. Ora, intendiamoci, la prescrizione è un istituto che esiste in tutto il mondo. Il problema è quando smette di decorrere. Ha un suo senso la prescrizione. Se vi rubano un motorino oggi, che senso ha che fra 10 anni la polizia e la magistratura continui a cercare il colpevole del furto del mio motorino quando io fra 10 anni me lo ricordo più l'incazzatura perché mi ha rubato il topolino mio passato? Non ha senso, e non ha senso che vengano spesi i soldi dei cittadini per delle indagini per un reato di questo tipo. Per questo i termini di prescrizione sono diversi a seconda, diciamo, di quella che dovrebbe essere la gravità del reato. In realtà sono basate sulla pena, ma la pena dovrebbe corrispondere alla gravità del reato. In altri sistemi però si dice: nel momento in cui c'è il rinvio a giudizio, la prescrizione smette di decorrere. Perché qual è il ragionamento? Visto che i contribuenti hanno speso tanti soldi per pagare la polizia e i magistrati per individuare un imputato che magari è innocente, ma però tutto questo è costato a questo.
sono andate le cose, soltanto come iniziano i contribuenti. Ora, se invece io so che il nostro sistema mercato resiste, incluso da buoni avvocati, ho delle alte possibilità di venire prescritto anche in secondo grado, se me lo posso permettere, se è il caso, cercherò di essere processato tutte le volte. Ieri l'altro parlavo con una mia amica che a Roma, sul terrazzo di casa sua, aveva commesso un abuso edilizio. Aveva coperto, come fanno spesso, la gente di una veranda, una roba che poteva coprire. Allora gli ho chiesto, perché lo aveva raccontato anni fa, gli dico, ma come finita con questa stanza in più che avevano costruito sopra? Perché sapevo che suo marito aveva avuto un processo per abuso edilizio. E lei mi dice, no, guarda, è stato condannato in primo grado, noi abbiamo rotto i sigilli, viviamo in questa stanza in più costruita sulla terrazza e ha dato l'avvocato che ha detto di preoccuparsi perché il mese prossimo, sono passati 7 anni e mezzo, non è ancora stato fissato l'appello, si prescriverà l'appello. Ora vi rendete conto della follia di un sistema del genere che va a prescrivere le cose dopo una condanna in primo grado. Adesso io questa la conosco da quando sono piccolo, sono partito con suo marito, eccetera, però è chiaro che è sbagliato questo sistema. Se tu invece sai che in ogni caso ti condannano alla fine e che alla fine avrai una forte pena pecuniaria, una cosa del genere, forse non è il caso di mandare in galera le persone, magari una multa che se la ricordano tutta la vita, se sai che alla fine di un processo ti danno 200.000 euro di multa, magari invece per uscirci ne dai 50.000 subito e non lo fai a celebrare e tiri giù l'abuso. E questo può essere applicato a tutti i sistemi, a tutti i tipi di processi. In più, rispetto a tutto questo, abbiamo il fatto che, dato che in Italia abbiamo una situazione carceraria che è ovviamente spaventosa, le carceri italiane sono una vergogna, tradizionalmente da 30 anni a questa parte, invece che pensare di costruire nuove carceri più degne o di trovare degli altri sistemi per penalizzare una serie di reati per cui è perfettamente inutile andare in carcere, eccetera, eccetera, noi abbiamo pensato una legislatura non solo premiare nei confronti dei detenuti, che forse è giusto incentivare che si comporta bene. Abbiamo pensato persino che sostanzialmente chi viene condannato la prima volta in 3 anni prova mai in carcere. Capite che è difficile spingere la gente sui reati più piccoli a riti alternativi quando sa che in ogni caso i primi 3 anni ce li ha via buono. Tutto questo, e in più c'è già nel 2005. È stata approvata una legge che si chiama ex-CDL, che dice che la pena viene aumentata e anche la prescrizione deve essere più lunga. Per chi è recidivo, ma chi invece è gesurato, sostanzialmente i termini di prescrizione vengono dimezzati e questi signori che finiscono sotto inchiesta per i reati contro la pubblica amministrazione sono generalmente tutti censurati perché anche se sono stati processati prima sono stati prescritti, è ovvio che celebrare questi processi è quasi impossibile. Ecco, le norme che abbiamo provato, che abbiamo provato adesso, sostanzialmente non intervengono sulla prescrizione, aumentano un pochino le pene in caso di corruzione e fanno sì che quindi la prescrizione continua a decorrere adesso. I più intervengono sulla concussione, modificano il reato di concussione e a oggi sappiamo che in qualche caso queste modifiche erano due processi in particolare. Uno è il processo che riguarda penali, perché ha 3 episodi di concussione che vengono contestati. Se passa questa legge, sono o già prescritti o si prescrivono domani, perché sono stata divisa, non so raccontarvela perché è piuttosto complicata, ho trovato 2 tipi di concussione, una concussione per induzione, una concussione di altro tipo, risultato sono state passate alcune pene, il ministro Severino ha detto le abbiamo ricalibrate, risultato penali, se mai fosse colpevole, perché dico se mai fosse colpevole? Perché
io a penati che computer non ci credo, io penso che gli imprenditori pagassero nel nostro sistema di corruzione punto e basta e che lui non li costringesse, però questa è l'opinione mia e nel futuro di... e se fosse corruzione sarebbe già prescritto, appunto perché dall'altro va a influire sul processo lui di Berlusconi, perché da una parte, e questo è meno problematico, diminuisce la durata della prescrizione, ma il processo dovrebbe finire in terzo grado, ma sta dando una disciplina che è nuova, certamente tutta questa roba finirà in Cassazione perché non c'è giurisprudenza, e quando si tratterà di fare giurisprudenza, vedremo cosa succede, se lo rimandano indietro, se invece addirittura i giudici cambiano la legge, lo assolvono il primo grado, forse tutto per il cassone, non lo so. Il dato oggettivo è che influisce sui singoli processi. Non è che ce la raccontano tanto giusta. Poi è vero, viene introdotto il traffico di influenze, viene introdotto in piccola parte la corruzione tra privati, ma solo su querela di uno dei tanti, cosa che come dire per seguire il punto su querela dell'altro, no? Cioè, e oppure quando si stabilisce che la corruzione tra privati è anche già verificato, anche lì pene molto basse, prescrizione quasi istantanea. Da questo punto di vista bisogna dire qualcosina c'è, ma hanno fatto grande fumo su questa storia, grande fumo più che altro, e questo è l'effetto secondo me di questa selezione al contrario nata dopo nel post Manipolite, in cui sostanzialmente si sono create tutta una serie di, in Parlamento c'erano cioè tutta una serie di persone ricattabili o ricattate da chi aveva taciuto, parlavo di Salvatore Sciascia, ma Salvatore Sciascia perché diavolo secondo voi è stato nominato in Parlamento da Berlusconi, qual lui è l'unico condannato del gruppo Fidibus importante per l'inchiesta delle mazzette che aveva versato alla Ministra della Guardia di Finanza, e in sentenza visto che Paolo e signor Berlusconi sono stati accorti, bisogna dedurre che Sciascia pagasse mazzette per ammorbidire verifiche sul gruppo Berlusconi con soldi che erano suoi, perché gli altri due sono stati assolti. Secondo me qualcosa di come stanno andando le cose Salvatore Sciascia lo sa, Brancher potrebbe probabilmente sapeva delle altre cose, ma la lunga sfida di giustizia di condannati di Mani Pulite che sono stati portati in Parlamento, la loro presenza secondo me si spiega in questa maniera. Se aggiungiamo poi che in questi anni la categoria più rappresentata in Parlamento professionale è stata quella degli avvocati, che al 50% occupa le commissioni di giustizia, e che gli avvocati d'Italia, al contrario di quello che avviene in Germania, continuano a esercitare la professione per tutti gli altri parlamentari, che sono ingegneri, architetti, qualsiasi, senza essere obbligati a chiudere gli studi professionali, e molto spesso assistono anche i loro colleghi che sono indagati, perché il Parlamento ne fa una novantina, cioè uno su dieci, che è tanto, uno su dieci con problemi con la giustizia, perché sono, se andiamo qua a Baggio o altri quartieri che vengono considerati che hanno un grande tasso di vendita criminale, trovare un palazzo dove uno su dieci ha problemi con la giustizia non è proprio facilissimo, eh? Magari qualcuno c'è, ma proprio dice sono. E ci si spiega come siano state prese tutte le belle norme in questi anni per rendere di fatto sempre più difficili questi processi. L'unica verità che dobbiamo dire su questa norma è questa norma, pure lievemente in controtendenza. C'è questo neo mostruoso di cui oggi i giornali dicevano il governo che interverrà e quant'altro, che soprattutto interviene sui due processi per conclusione principali, anche perché Binetti anche, come sapete, non è un questo di poco, è un signore che dopo aver fatto il presidente della nostra provincia è stato solamente il capo della segreteria di Bersani. Questo è un dato oggettivo, e Berlusconi non è tanto meno, e poi da questo punto di vista si vede gli effetti di quell'inchiesta, ma le pulite si vedono ancora. L'altro effetto è stato questo effetto sull'opinione pubblica, che ha visto, fermo restando che i magistrati di errori in questo paese ne hanno commessi tanti, non tutti i magistrati sono buoni,
che ha visto obiettivamente un assalto incessante da parte dei media nei confronti dell'operato della magistratura. Tante cose, tutte le volte che c'è un'inchiesta sulla scorretta di una parte politica era vittima di un complotto, nessuno si è demandato alla magistratura il compito di selezionare le classi dirigenti, nel senso che solo dopo la condanna si poteva intervenire, si diceva sempre, quando ci sono tutta una serie di comportamenti che si valuterà penalmente da parte, no? Ma se sono avvenuti dovrebbero essere sufficienti per sbattere fuori un partito. Ma della caccia di Contigoni da centinaia di migliaia di euro o pagate da un lobbista in rapporti con che faceva lobby per sua operazione di lobby per sua stessa missione per conto delle strutture private che faceva in regione, dovrebbero essere sufficienti in un sistema normale, e sarebbero sufficienti in qualsiasi sistema normale, per spingere non Contigoni alle dimissioni, ma per spingere il suo partito all'espulsione di Contigoni. Poi dopodiché se viene assolto, viene condannato, non importa, è una questione giudiziaria, se quel comportamento è realmente provato, quel comportamento dovrebbe essere sufficiente. Questo invece è così anche. Questo è uno dei frutti malati di una politica. Ha messo insieme tutto un meccanismo, molto a destra ma anche a sinistra, che ha portato alla creazione di batteri resistenti, di un'opinione pubblica sempre più sensibile, di una stampa che molto sempre meno parlava di questi problemi. Io mi ricordo che quando negli anni 90 e primi anni 2000, ne parlavamo un po', che i giornalisti venivamo considerati all'interno dei nostri giornali come dei fissati e dei pazzi. Il nostro discorso non era un discorso né moralista, e non devo dire etico, era puramente superioritarista. Da una parte si diceva, noi raccontiamo queste storie perché il principio secondo cui conoscere il principio annunciato da Luigi Einaudi, che è un grande conservatore, secondo cui bisogna conoscere per deliberare, è uno dei principi fondanti di tutta la democrazia, e perché anche alla lunga tutto questo, però questa è un'analisi, non può che portare alla crisi del sistema, perché uno dei motivi per cui questo sistema è in crisi è che costruire una strada in Italia costa il 30-35% del PIL germanico, e dato che i soldi non sono finiti, a un certo punto i conti vengono al termine, come sono venuti al termine adesso, ma che per capire che sarebbe finita così non era necessario essere il nostro Davos, era solo necessario essere un pochino più informati, rendersi conto che le cose non funzionavano come dovevano andare, e che tutto questo non conveniva, perché questo avveniva con soldi nostri. Ma l'impunità, purtroppo, effetto non voluto, ha creato quei famosi batteri questi cerchi di batteri resistenti che hanno finito per mangiarsi buona parte di un corpo che già era piuttosto adattato. Detto questo, io rimango convinto che la maggioranza dei cittadini italiani sia migliore della loro classe dirigente. Non credo che tutti rubino, non credo che tutti evadano le tasse, non credo nemmeno che sia la stessa cosa non emettere uno scontrino fiscale, che è una cosa grave, piuttosto che prendere una tangente. Bisogna saper differenziare le cose, perché bisogna anche rendersi conto che è stato creato in questi anni un sistema talmente demenziale che ci sono davvero alcune situazioni particolari in cui certi tipi di devianza da parte di alcune categorie di cittadini sono quasi obbligate. Io penso che sia importante intervenire sulle classi dirigenti, perché quello che è venuto a mancare in questi anni è quello dell'esempio. Se in un ufficio, tra un ufficio e un barbaro, non si riesce a avere una classe dirigente, per quanto si può, onesta e corretta, solo col valore dell'esempio, con la possibilità di non essere ricattata, farà sì che alla lunga le cose non possano migliorare. Però, come dicevo, un tale alla lunga